quest'oggi abbiamo inaugurato le feste di Natale. È una giornata molto importante oggi perché l'8 dicembre è la giornata dell'Immacolata Concezione. È una cosa molto significativa, è una realtà importantissima per la nostra ideologia cattolica. Peraltro l'Immacolata Concezione è anche la Madonna di Lourdes, quindi la Madonna dei malati. Quindi mai come in questo momento le cose si combinano. Si combina l'aiuto della Madonna ai nostri momenti difficili e anche questa iniziativa stupenda dei miei concittadini che hanno voluto creare un albero con i colori della nostra patria. I colori della nostra patria sono verde, bianco e rosso, verde come le nostre colline, le nostre valli, ma anche in segno di speranza, speranza di un domani migliore. Bianco come le nevi delle nostre montagne, ma anche come la luce che splende nei nostri cuori e nelle nostre anime quando concepiamo di seguire con fede i nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni. Rosso, come il rosso dei nostri caduti in guerra che hanno dato la vita per noi, ma noi stiamo dando il rosso delle nostre fatiche, il nostro sudore, del nostro sangue, per far sì che anche noi possiamo costruire e donare noi stessi a chi ha più bisogno del nostro aiuto e della nostra generosità. Quindi speranza, fede, carità si uniscono nei colori della nostra patria. Produttore, un Natale non come prima, un Natale in sordina potremmo dire, però sentito. È un Natale in sordina come manifestazioni esterne, è un Natale sentito come affetti, come vicinanza, anzi forse più caldo, perché ancora di più si potrà avere lo stretto nucleo familiare vicino a un desco e pensare che forse quelle cose in sovrappiù non erano utili, perché quello che significa Natale è amore, soltanto questo. Innanzitutto vi preghiamo di mantenere le distanze, tenere la mascherina. Stiamo facendo la diretta anche sulla pagina Eventi Belvedere proprio per essere seguiti da più persone possibili senza creare problematiche. Come dicevo, buonasera a tutti, siamo qui, diciamo così, per l'accensione e l'inaugurazione di questo albero di Natale che vuole essere d'auspicio per l'anno 2021, perché come tutti sappiamo l'anno 2020 ha portato tanta difficoltà un po' per tutti e in tutta l'Italia, non solo, in tutta l'Europa, in tutto il mondo, abbiamo tante morti. Questo progetto di questo albero è partito quest'anno da un'idea progettuale della ditta Maolicino Infissi, è stato accolto dall'associazione Non Solo Luci di Belvedere Marittimo e poi naturalmente si è affiancata come al solito l'amministrazione comunale, che è sempre disponibile in queste attività. L'albero, come potete vedere, dopo lo vedremo dell'accensione, è bianco, rosso e verde, proprio perché volevamo ricordare l'unità nazionale. Ma passo, proprio per una questione di tempo e per paura anche della pioggia, passo la parola ad Andrea Verta, che parla a nome del comitato Non Solo Luci di Belvedere Marittimo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, il comitato Non Solo Luci con il comune di Belvedere Marittimo quest'anno ha pensato ad una forma ridotta per le illuminazioni natalizie a causa di Covid-19 e della situazione economica del paese. Tutto ciò è stato possibile grazie alla donazione di questa meravigliosa opera d'arte della ditta Maolicino Infissi di Belvedere Marittimo, nella persona del signor Stani, al contributo dei commercianti di Belvedere Marittimo, che anche quest'anno hanno voluto partecipare, all'impegno profuso del comitato nell'allestimento e nell'illuminazione. Abbiamo scelto i colori della bandiera d'Italia proprio in questo anno particolare. Abbiamo scelto questa piazza perché per noi rappresenta un ricordo
primo albero che abbiamo realizzato nell'anno 2016. Io non mi dilungo più di tanto, auguro a tutti voi buone feste, vogliamo che questa luce del tricolore attraverso questo meraviglioso albero possa essere speranza nel debellare la pandemia. Ringrazio tutti i presenti, chi ci sta ascoltando in diretta Facebook, ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco e tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. Grazie Andrea, passo la parola al sindaco dottor Vincenzo Cassino. Buonasera, logicamente anch'io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al lavoro di questo gigantesco albero di Natale. La ditta Mauricino di Belvedere che l'ha ideato, l'ha costruito, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti che hanno voluto quest'opera e al gruppo di lavoro di Stumbo, di Caroprese, di Sergio Arcuri, di Andrea Versta, quindi tutti coloro che si sono dati un grande affare per realizzare questo simbolo. È un albero di Natale, sì, ma ai colori della nostra bandiera, colori che significano verde, il verde dei nostri boschi, il verde delle nostre pianure, ma per noi significa verde di speranza, una speranza che possa cambiare quello che stiamo vivendo, perché il verde è speranza. Il bianco delle nevi, così lo vedevano i nostri alpini quando combattevano, ma è anche il bianco della nostra mente, della nostra fede, delle nostre fiducia in un migliore domani. Un bianco luminoso, un bianco che possa accogliere quelli che saranno poi i nostri figli. Un rosso. La patria intendeva il rosso sangue dei caduti per la nostra patria, la nostra Italia. Noi intendiamo un rosso dei nostri sacrifici, del nostro lavoro, del nostro impegno per far sì che la nostra attività, il nostro sudore e il nostro sangue possa arrivare a dare a chi ha più bisogno, a chi può ricevere da noi qualcosa. Il simbolo del nostro impegno, della nostra carità. Ecco il significato dei tre colori, speranza, fede, carità. E con questo io voglio augurarmi che sia per tutti un buon Natale, anche se un po' ristretto, ma vivo nei sentimenti. Grazie al sindaco, come dicevamo è una cerimonia molto flash perché abbiamo paura anche della pioggia, quindi se Giuseppe è pronto io do, no, l'assessore Francesca Impieri virtualmente accenderà l'albero. Ok. Yeah.
essere stati qui. L'ultima cosa che vi chiedo, perché veramente senza di loro non sarebbe stato possibile, un applauso alla ditta Maolicino che ha permesso tutto questo. E a tutti coloro che hanno partecipato, poi ci sarà modo di ringraziarli tutti quanti, e grazie a voi che avete partecipato in maniera così composta. Grazie a tutti e buona serata. Insieme e lavorare tutti insieme. Ringrazio anche tutti i negozianti che hanno partecipato, e un augurio da parte mia, un sereno Natale e un felice anno nuovo. Grazie a tutti. Quest'albero per dare un segno di speranza, infatti anche il colore dell'albero, il tricolore, è stato scelto positivamente per questo motivo, per dare un segno di speranza a questa, in questo periodo veramente triste, con questa pandemia che si è diffusa così tanto anche qui da noi in Calabria, e quindi era l'unico segno che potevamo dare, era questo qua, in segno di speranza. Quando vedo che molta gente spera in una, alla fine di questa pandemia, quindi, e questo è quello che noi abbiamo voluto fare questa sera, abbiamo voluto dimostrare che dobbiamo tutti quanti insieme, unite, rispettando soprattutto le regole, ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare. Di vivere Natale unita in famiglia e di evitare gli assembramenti. Questa è la raccomandazione che facciamo tutti quanti, perché è l'unico modo per poter sconfiggere questo virus. Non girare, cercare di stare di rispettare le regole. Io voglio innanzitutto augurare ai cittadini un sereno Natale, nonostante questo periodo, e di essere sereni il più possibile, perché ce la faremo. Sono convinto che usciremo presto da questo incubo. Perché non l'avete nominato?